vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buona serata gentili telespettatori e benvenuti alla Circolo Sportivo Stella Azzurra, dove sta per cominciare la partita tra Ragnatela Pub e Toni Ponzi Investigazioni, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A2 della Lega Calcio 8 girone Stella Azzurra. Che riceve in questo momento Bettinelli, palla gola sinistro in mezzo, colpo di testa, grande occasione per il Toni Ponzi Investigazioni. Ali fisca l'arbitro in questo momento, parte Casali, tre uomini in barriera e la tiro è deviato, attenzione alla carambola e alla fine la palla termina in rete. Il gol a questo punto è forse il numero 8, Casali, colui che aveva battuto il calcio di punizione, errore del portiere, ingannato da una deviazione. Col destro, poi se lo porta sul sinistro, percussione centrale verso un compagno che ridà ancora del Poggetto, triangolo che si chiude, palla in mezzo e questo cross diventa un gol incredibile del Poggetto. Dopo un triangolo con un cross va invece a segnare uno pari tra Ragnatela Pub e Toni Ponzi Investigazioni. Bettinelli col sinistro, conclusione respinta dalla barriera che poi cerca ancora di mantenere il possesso. Bettinelli tira il palo, poi la palla rimane lì, attenzione, grandissima opportunità per il Toni Ponzi con Adele Poggetto che viene scavalcato, poi Bettinelli supera la linea di centrocampo, tre quarti campo, Bettinelli salta un avversario, salta un secondo, conclusione respinta da parte del portiere, grande parata dell'estremo difensore della, vale a dire Leonardi. Ora lungo lancio ancora a cercare Bettinelli, arriva questo tiro sul fondo, non era Bettinelli, era un altro, ma veramente pericoloso il Toni Ponzi. Verso un compagno, tre quarti campo, si gira, prova la conclusione, ancora la parata, poi la palla rimane lì. Che intervento da parte del portiere, capitano, deve fare un po' d'ordine. 5 minuti alla fine di questo primo tempo, ancora un errore, Bettinelli, conclusione, alta sulla traversa, che occasione! Con le mani in mezzo ancora a cercare il numero 7 e a tiro diventa un palo. Che opportunità ancora per Toni Ponzi. Attenzione a questa palla in mezzo, il tiro di Bettinelli, la palla alta sulla traversa. Grande opportunità ancora per Toni Ponzi. La e non dal Toni Ponzi, attenzione a questo tiro, il pallonetto e arriva anche il gol straordinario con la Ragnatela Pub che va sul 2-1, ha segnato Tocci, il neoentrato. 2-1 per la Ragnatela Pub. Subito dall'altra parte, attenzione, palla sul destro, Bettinelli, gol a sinistro, conclusione, miracolo da parte del portiere. E poi il Toni Ponzi cerca ancora questo tiro e arriva il gol incredibile. Due pari, che partita qui alla Stella Azzurra. Del numero 10 Spanò. Ora controrimessa con la Toni Ponzi, palla in mezzo, attenzione al colpo di testa e arriva anche il gol del Toni Ponzi Investigazioni che passa in vantaggio 3-2 quando mancano 18 minuti alla fine di questa partita. Ponzi, lungo lancio dei rossi per Bettinelli che gira al volo con la conclusione, la grande parata da parte della portiere. Bettinelli sulla sfera, fischia l'arbitro, tiro di Bettinelli stavolta è miracolo da parte della portiere. Sia nel corso del primo tempo è stato straordinario il portiere della Ragnatela, attenzione a questo errore e poi il tiro dalla distanza, opportunità per la Ragnatela che torna a farsi sentire. Alla fine ne esce la difesa della Ragnatela che però sbaglia ancora Giovagnoli in mezzo, poi conclusione di Leonardi e arriva il 4-2, doppietta personale per Leonardi e a questo punto la partita è veramente indirizzata dalla parte del Toni Ponzi Investigazioni. Lungo lancio ancora a cercare il tiro e il gol bellissimo ancora di Tocci, doppietta personale del numero 11, che gol questo, sicuramente il più bello della serata. Mezzo vertice sinistro dell'area di rigore, poi attenzione a questo tiro e il gol ancora di Peleggi, doppietta anche per lui, terza doppietta della partita, Leonardi, Peleggi da una parte, dall'altra Tocci, ma questo è veramente il gol decisivo forse della partita. Fischia l'arbitro, vince la Toni Ponzi Investigazioni per 5-3, una Ragnatela che ha comunque giocato una grande partita, ma gli avversari si sono dimostrati troppo forti e probabilmente sono loro i grandi favoriti per la vittoria di questo campionato di Serie A2.